Presidente, 70 biciclette donate a questi giovani ragazzi che hanno partecipato in tanti anni, 11ª edizione, a queste gare e alla giornata contro il tabacco. Ah, mi piace soprattutto ricordare le 11 giornate, che 11 anni di messaggi che vengono dati, e quest'anno in particolar modo un messaggio in positivo su una giornata importante, perché bisogna sensibilizzare i nostri ragazzi a delle problematiche. Il fumo è uno di quei problemi che spesso non vengono avvertiti come un problema, anzi abbiamo avuto per anni un'informazione anche sbagliata, prima perché in anni passati si pensava che il fumo non fosse nocivo, poi perché abbiamo avuto sempre delle icone, anche attori, film, in cui il fumo lo faceva quasi da protagonista, quindi creando anche dei miti. Purtroppo si è capito poi con il tempo che invece questa è una dipendenza molto più subdola, perché consuma in tempi più lunghi, però creando molti disagi. E bisogna far capire ai ragazzi che non si cresce attraverso una sigaretta, ma si cresce per altri valori. Noi ci piace soprattutto partecipare a questo tipo di iniziative che lanciano questo tipo di messaggi, ci piace stare vicini ai giovani, alle istituzioni, alle scuole. Qua c'è un discorso corale che viene fatto da parte di tante persone che hanno ideato e portano avanti questa manifestazione, in primis il ringraziamento al dottore D'Agosto, che è l'anima di questa giornata, che da tempo è sensibile a questi problemi. Noi ci siamo ogni qualvolta abbiamo necessità particolari per lanciare un messaggio positivo. La banca e del territorio è utile per far crescere anche i nostri ragazzi. E spero che facciano fare un giro anche ai compagni. Fate spazio, fate spazio.